Allora, oggi parleremo di un dipinto molto famoso oggi, ma anche ai suoi tempi, è quello che, diciamo, quello che ha fatto la vera fortuna di Rembrandt, facendolo divenire il più noto pittore di tutti i Paesi Bassi. È conosciuto da sempre come la lezione di anatomia del dottor Tulp. Ora facciamo finta di essere una lezione delle elementari. Mi piacerebbe chiedere a tutti voi cosa vi fa venire in mente l'Olanda. Naturalmente i mulini a vento, no? E ne abbiamo già parlato dicendo, ad esempio, che Rembrandt veniva da quattro generazioni di mugnai. E poi le dighe, no? Vediamo qua la famosa storiella del ragazzino che infila il dito nel buco della diga e così salva Harlem. E anche delle dighe abbiamo già parlato, parlando di Rembrandt, non solo dicendo che l'Olanda è stata letteralmente strappata dal mare con le dighe, ma anche raccontando che i valorosi olandesi bloccarono l'invasione spagnola allagando il loro paese e rendendo impossibile le azioni delle truppe spagnole dei lanzichenecchi da loro pagati. Ma qual è il terzo simbolo internazionalmente conosciuto dell'Olanda? Beh, una domanda veramente facilissima. È ovvio, sono i tulipani e a ben vedere, traducendolo dall'olandese, il dottor Tulp non è altro che il dottor Tulipano. Per la verità, il dottor Nicolaes Tulp non si chiamava affatto così. Il suo vero nome era molto più banale. Si chiamava Claes Peterszoon, cioè figlio di Pietro. Tulp è quindi un soprannome che assunse quando raggiunse il pieno della sua fama come internista. Oggi può sembrare curioso che un famoso professore di medicina assuma il nome di un fiore, un po' come se da noi un noto primario pretenda di essere chiamato professor Gelsomino o professor non ti scordar di me. E nella mia memoria emerge il caso del geniale ma molto strambo professor Tournesol, in italiano Girasole, l'amico del reporter Tintin, reso immortale dal fumettista Hergé. In realtà, in Olanda, ai tempi di Rembrandt, essere soprannominato tulipano era invece il massimo della distinzione. Claes Peterszoon si avvalse, nel caso in questione, di una coincidenza. Si era infatti sistemato dopo il matrimonio in una casa d'Amsterdam detta De Tulp, perché sfoggiava un'insegna con un tulipano dipinto. Quando con la moglie scelse un palazzo più importante altrove, si portò dietro però l'insegna, che ricomparve così sul frontone della nuova casa. Più tardi, nel 1622, quando venne ammesso al consiglio, diventando uno dei 9 segretari della città, il dottore scelse l'insegna con il tulipano come suo stemma personale, un tulipano dorato in un campo azzurro con una stella nell'angolo a sinistra, trasformandosi appunto nel dottor Tulipano. A quella identità rimase legato nei successivi 50 anni, percorrendo in lungo e largo le strade di Amsterdam con una carrozza munita di una speciale autorizzazione e decorata con lo stemma fiorito
che era diventato il suo emblema. Ma perché il tulipano in Olanda era qualcosa di così chic? Rispondere a questa domanda ci allontana un po' da Rembrandt, ma ci consente di scoprire uno spaccato della società olandese contemporanea a lui, al primo Rembrandt, per me molto curioso, che in un certo senso, magari deteriore, la avvicina in modo straordinario ai nostri tempi. La coltivazione del tulipano, importato dal Medio Oriente, iniziò in Olanda presumibilmente nel 1593 e raggiunse una tale popolarità che nel 1620 il tulipano era il fiore più di moda e uno status symbol nei Paesi Bassi. In poco tempo si scatenò una forsennata competizione tra i membri della middle class a superarsi nel possesso dei tulipani più rari. Nel 1623 un singolo bulbo di una specifica qualità di tulipano poteva costare anche un migliaio di fiorini olandesi, cioè il reddito medio anno di quell'epoca era di 150 fiorini. I tulipani erano scambiati anche con terreni, bestiami e case. Nel 1635 fu registrata una vendita di 40 bulbi per 100.000 fiorini, cioè 2.500 fiorini a bulbo. A titolo di paragone, una tonnellata di burro costava circa 100 fiorini e 8 maiali grassi costavano 240 fiorini. Cioè un bulbo veniva come 80 maiali. Il prezzo record fu pagato per il bulbo più famoso, il Semper Augustus, che vedete qua, venduto ad Harlem per 6.000 fiorini. La varietà è quella al centro, nella bomba grande. Alcuni commercianti vendevano bulbi che erano stati appena piantati o quelli che avevano intenzione di piantare, sostanzialmente dei futures sui tulipani. Questa pratica fu soprannominata commercio del vento. Oggi questo fenomeno è conosciuto storicamente come la bolla dei tulipani. Nel febbraio del 1637, non potendo più spuntare prezzi gonfiati per i loro bulbi, i commercianti di tulipani cominciarono a vendere. La bolla speculativa scoppiò, ci si rese conto che la domanda di tulipani era gonfiata e questa opinione si diffuse man mano che aumentava il panico. Alcuni detenevano contratti per comprare tulipani a prezzi 10 volte maggiori di quelli di mercato, perché i prezzi erano ormai crollati, mentre altri si trovarono a possedere bulbi che valevano un decimo di quanto li avevano pagati. Centinaia di olandesi, inclusi uomini di affari e dignitari, caddero in rovina. I tribunali decisero allora di considerare il commercio di tulipani come gioco d'azzardo e di conseguenza stabilirono che ogni contratto o patto concluso era invalido e impossibile da impugnare. Vediamo qui, rappresentato in questa immagine da Hendrik Pott, un pittore contemporaneo, il fenomeno della follia collettiva della bolla dei tulipani. Un'allegoria con questo carro trasportato con tutti, vedete questi tulipani che spuntano un po' dappertutto, ispirata alla nave dei folli di Sebastian Brandt, la stessa che poi ispirò anche l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. Beh, non penso che sia nostro diritto
prendere in giro gli olandesi, ricordando la storia di questa bolla, che peraltro si estese anche ad altri paesi come la Gran Bretagna, ma se non altro il bulbo di tulipano è qualcosa di tangibile, concreto, e vagamente lo è perfino il suo future, cioè la promessa di piantarlo. Invece nel nostro mondo sono in voga oggi i bitcoins, una valuta elettronica inventata che ha la stessa consistenza di una nuvola, o meglio di un fantasma, e nessuna copertura reale tranne il capriccio di un'altra persona ad accaparrarsene. Come forse sapete, un bitcoin valeva meno di un 1.300esimo di dollaro quando è stato lanciato nell'ottobre del 2009, e quando io ho scritto questo testo era quotato 33.945,32 dollari, un bitcoin, e aveva anche raggiunto i 64.800 dollari di quotazione nel febbraio del 2021. Un paese, il Salvador, ne ha fatto la sua valuta ufficiale, e in Cina nel 2013 ha rappresentato il 21% delle transazioni di valuta. In altre parole, una cosa è vera se ci si crede. Ma torniamo alla lezione di anatomia, oggetto del dipinto, che vedremo di Rembrandt, una rappresentazione che qualcuno può parere bizzarra e lugubre o addirittura di cattivo gusto, ma in Olanda e non solo non lo era affatto. Innanzitutto perché la dissezione dei cadaveri era oggetto di insegnamento che era diventata una consuetudine, ma soprattutto perché talora alcuni famosi dottori, per esempio un tale Peter Poe, offrivano pubbliche dimostrazioni di dissezione nel teatro anatomico dell'università, usando i cadaveri di malviventi giustiziati. Quelle lezioni erano eventi attesissimi nel cartellone degli spettacoli di Leida, vi assistevano insieme con le folle di studenti e docenti tutte le personalità politiche e accademiche della città, membri del senato accademico, curatori, rettori, borgomastri e consiglieri. Ma le ultime file di panche nella grande sala a forma di anfiteatro erano occupate dal pubblico pagante, e a dispetto degli scheletri, ce n'era uno perfino in groppa a uno scheletro di cavallo, che reggevano cartelli con moniti ispirati alla mortalità umana, tutti parevano divertirsi un mondo. C'era musica, si mangiava, si beveva e si spettegolava. Si osservavano interiora, materia cerebrale e cuori un poco offuscati dai fumi dell'incenso bruciato per mitigare il puzzo di cadavere. Ed ecco la lezione di anatomia, che è un dipinto che da una parte rispetta in pieno la tradizione e i suoi generi, e dall'altra è anche un'opera rivoluzionaria. Vediamo prima perché è un esempio rispettoso delle convenzioni di genere dell'epoca. Innanzitutto perché i ritratti collettivi, e in particolare quelli che rappresentavano un certo numero di persone appartenenti a una corporazione o a un gruppo reggente, erano entrati, diciamo, nelle abitudini, talora per essere appesi nella sede stessa di una corporazione, di una gilda. Come e più di tutti gli altri grandi centri dell'Olanda, Amsterdam era una città di corporazioni, dove era bene
marcare la propria appartenenza a un gruppo per essere riconosciuti come persone che contavano. Perciò, ad esempio, ufficiali delle milizie cittadine o reggenti, uomini e donne degli istituti di carità amavano essere ripresi insieme in un quadro, ma ciascuno con il proprio viso ben evidenziato e riconoscibile, il che tra l'altro garantiva ottimi guadagni ai pittori, che venivano pagati quindi da ciascuno fino a 100 gulden per effigiato, e che quindi non vedevano l'ora di fare di questi ritratti di gruppo il proprio principale mezzo di sussistenza. Spesso si trattava di uomini, ma non solo, come vediamo in questa scena con madame delle istituzioni di carità, che gestivano anche tanti bei soldini che vedete su questo tavolo. Il dipinto di Rembrandt non era affatto il primo del genere, anche nel ritrarre chirurghi al tavolo delle dissezioni. 30 anni prima, nel 1603, ad esempio, abbiamo il primo quadro di questo genere, di tale, spero che si legga così, Aert Peterson, in cui venivano effigiati ben 28 membri e dirigenti della Gilda dei Chirurghi attorno al tale dottor Sebastianen Egbert Soun, pronto, bisturi in mano, a mettersi all'opera sul cadavere senza volto di un pirata inglese. Un pittore, perciò, il pittore qua fu costretto a dare dimensioni assurdamente allungate alla sua opera per includere tutte le figure allineate su tre file lungo un unico asse, con i più eminenti identificati dall'oggetto che tengono in mano, bacile o elenco degli effigiati. Le teste sono disposte, vedete, tutte allo stesso livello, e secondo una famosa affermazione del tempo potevano far indulgere nella fantasia di impugnare una scimitarra e di un solo colpo decapitare buona parte del gruppo. Già 14 anni dopo, questo altro pittore, Van Mierbelt, pittore in Delft, si preoccupava di limitare un po' l'effetto di sagome per il tirassegno del gruppo dei chirurghi, ma senza grande realismo. Per esempio, non evidenziano l'impressionante differenza tra l'incarnato roseo dei chirurghi che sono vivi e l'oggetto inanimato su cui stanno operando. Inoltre, rispettando le consuete regole del decoro, che volevano coperti la faccia, il settore inferiore del tronco e le gambe del cadavere, in questo modo cercavano di ridurre il morto a un soggetto anatomico, un semplice insieme di organi docilmente in attesa della mano dell'anatomista. Un buon passo in avanti, invece, in queste raffigurazioni è fatto da un altro pittore, Thomas de Keyser, che ha il doppio vantaggio di rappresentare un'assai meno affollata e con meno claustrofobia come lezione, per di più non su un cadavere ma su un meno impressionante scheletro. Il rapporto tra le figure è più credibile e l'insieme ha una maggiore coerenza drammatica. Il formato meno allungato consente di fare coincidere il centro fisico del dipinto, che è situato tra l'anatomista e lo scheletro, con
diciamo, quindi con un effetto più didattico. Qua ci sono anche dei colleghi che stanno guardando lo spettatore, uno indica lo scheletro con l'evidente scopo di rammentarci il nostro inevitabile destino mortale. Questo scheletro è reso con grande perizia e con geniale intuizione. Il pittore lo ha girato di fianco in modo che si trovi a fissare l'anatomista negli occhi con una sorta di consapevolezza nelle orbite vuote. È tempo ora di tornare a Rembrandt e chiederci cosa ci sia di rivoluzionario in quest'opera. Va premesso che Rembrandt, come i suoi predecessori, ha un compito molto difficile. Viene pagato per conciliare due obiettivi che sono di fatto contraddittori, cioè fornire ritratti riconoscibili e chiaramente identificabili dei personaggi e al tempo stesso dare il senso dell'identità collettiva del gruppo. In questo caso però le fatiche di Rembrandt sono state rese più lievi da una concreta consapevolezza che il principale committente, la figura che andava posto in rilievo, è proprio il dottor Tulp, perché questo quadro non andava appeso alla sede della Corporazione dei Chirurgi, né tantomeno pagato da loro. È vero, tutti gli effigiati appartenevano alla Gilda, ma solo due sono ai vertici dell'organizzazione e per di più nessuno tranne Tulp aveva le qualifiche necessarie per insegnare medicina. Quindi il patto è stato probabilmente il fatto che Tulp pagasse la maggior parte del costo, mentre gli altri presenti si suddividevano in parti uguali il resto. Comunque c'è il problema di non far sfigurare nessuno di loro rispetto agli altri e di far figurare in assoluto però di più rispetto a tutti Tulp. Ciò spiega tra l'altro perché dell'evidente pentimento attorno alla testa di Frans van Loeren, il personaggio al culmine della piramide, che era stato dotato di un ampio cappello, vediamo, si vede dall'ombra, è possibile ancora intravederlo, quindi, che è stato poi cancellato. Con il cappello Franz avrebbe avuto un'inconsueta rilevanza, quasi pari a quella del dottore e superiore comunque a quella degli altri. L'indice del nostro, Van Loeren, è puntato in direzione del cadavere e assolve alla stessa funzione di quel gesto che abbiamo visto precedentemente nel quadro precedente, cioè rimanda, indicando il cadavere, alla nostra comune condizione mortale. Se vogliamo, quindi è un gesto convenzionale in un dipinto di questo genere. Ma però Rembrandt sceglie di modificare in modo radicale la tradizionale lezione di anatomia e farla passare da una scena di dirigente contemplazione da parte di un gruppo in un oggetto che da concentrazione visiva diventa reazione dinamica di un po' tutti gli astanti. Vedete che sono tutti mossi, no? Il centro del dipinto corrisponde all'apice di una formazione a V di figure puntato verso il braccio che viene dissezionato e verso le mani di Tulp. Il cadavere invece è situato lungo
un'insolita direttrice diagonale rispetto al piano del dipinto e non risulta allineato né con l'una né con l'altra fila di teste, ma forma un angolo che inevitabilmente attira l'attenzione. La posizione però non è l'unico elemento singolare di questo corpo. Rembrandt dedica uno straordinario impegno alla resa esatta delle sfumature e del pallore bluastro delle membra cadaveriche, usando quindi un colore perfettamente studiato che è ottenuto mescolando bianco di piombo con nero di lampada, ocre rosse, gialle, tracce di vermiglio, insomma l'ennesima dimostrazione del suo virtuosismo. E fa una cosa mai vista: invece di nascondere il volto del cadavere, lo espone in pieno, tenendo in ombra gli occhi come fa nei suoi autoritratti. Dedica la testa del morto altrettanta minuziosa cura che al volto dei committenti che lo stanno pagando, infilandola tra due di loro, quasi fosse una parte integrante della compagnia. Cosicché, a dispetto del pallore del cadavere, invece di disumanizzare quel corpo, gli restituisce una sua umanità, costringendo a identificarci noi con il morto, oppure con i vivi, ma o forse con entrambi. Del resto, il cosiddetto soggetto anatomico era, come lui, un cittadino di Leida emigrato ad Amsterdam in cerca di occasioni migliori. Sappiamo anche come si chiamava: Adrian Zoon, detto Aris Kind. Il bambino aveva una lunga storia di piccoli furti e rapine. L'avevano beccato mentre tentava di alleggerire un facoltoso borghese del mantello, picchiando però la sua vittima di santa ragione per farselo mollare. Finì su una delle forche ruzzate lungo il porto e i chirurgi dovettero correre per recuperare il cadavere prima che subisse danni, in particolare a opera dei superstiziosi che erano spesso ansiosi di procurarsi denti, sangue e ossa di impiccato che, secondo teorie mediche piuttosto diverse da quella del dottor Tulp, erano un infallibile rimedio a una quantità di malanni. Per la verità, i soliti noiosi ci raccontano, anche giustamente, che questa è una rappresentazione irreale, perché nella situazione vere, prima di occuparsi dei tendini, si svuotava il cadavere degli intestini. Ma invece probabilmente Tulp stesso, per non essere sgradevole, aveva optato invece per quell'aspetto dell'anatomia che costituiva il più clamoroso marchio dell'ingegnosità divina nel differenziare l'uomo dalla bestia, cioè la finezza del movimento della mano. Rembrandt, durante il corso dell'esecuzione, fu imposto di aggiungere una figura, quella di Kuvelt, il tizio con i capelli rossi all'estrema sinistra. Rembrandt non poteva rifiutarsi, ma si preoccupò di disporre la testa in modo da non spezzare la linea inferiore della V. Il parto gemellare delle due teste allineate è forse il punto più debole dell'opera, ma occorre aggiungere anche un compromesso che sa di capra e cavoli, perché il cliente ha sempre ragione. Tulp è raffigurato nell'atto di dimostrare due attributi specifici dell'uomo: la parola e la versatilità
della mano. Con la destra separa e solleva i flessori carpale e digitale, no? Nella dissezione, no? Con la sinistra esegue visivamente l'azione comandata da quei muscoli. Insomma, dice, i due muscoli fanno far così alla mano, no? I colleghi che lo attorniano reagiscono all'ammirabile doppia dimostrazione non in modo uniforme, ma secondo una sequenza che corrisponde ai diversi stadi della dimostrazione stessa. Ad esempio, Adrian Slavran, il secondo da sinistra in prima fila, guarda il libro posato sul leggio in fondo al tavolo, forse un testo di anatomia che sembra sporgere dal piano del dipinto. Due chirurghi, chini in avanti, sono i più vicini all'azione, sono De Witt, Jacob De Witt, con i capelli grigi, che segue con attenzione lo strumento di Tulp, che si muove su muscoli e tendini, e l'altro è Cal Cohen, con i capelli e la barba rossa a destra, che osserva il risultato di quel movimento nelle dita del dottore che si piegano tra luce e ombra. Altman Zoon, che spunta dalla V con il busto di profilo, lo vediamo qua, ma con la testa girata di 90 gradi, come spesso sono i ritratti dello scrittore, stringe un foglio su cui in epoca posteriore furono scritti i nomi degli effigiati, ma che in origine mostrava la sagoma di un uomo vesaliano, cioè di un uomo scuoiato. I suoi occhi fissano le dita piegate della sinistra di Tulp, e Rembrandt vuole lasciarci intendere forse che l'uomo appena dato, diciamo, un'occhiata all'illustrazione che ha in mano, e poi l'ha confrontata, diciamo, con il gesto di Tulp, ma in questo momento quindi è affascinato dalla realtà del muscolo in movimento. Alla sua destra, però alla nostra sinistra, con la fronte chiara, i baffi appuntiti e le orecchie arrossate dall'animazione, c'è Bloch, anche il suo sguardo che sfiora e scavalca le dita in piena luce di Tulp, sembra correre dal libro alla mano. Eccolo. E Tulp che cosa guarda, che cosa pensa, no? Se questo fosse l'opera di un altro pittore, il dottore avrebbe probabilmente lo sguardo rivolto in qua, con il dichiarato intento di coinvolgere lo spettatore, quasi a chiedere le nostre congratulazioni per la sua straordinaria perizia. È tipico, ad esempio, del barocco questo tipo di situazione, ma la perizia di Pulp è solo il tema secondario del dipinto, il tema principale è la perizia di Dio, del creatore. Così Rembrandt ha la brillante idea di fissare lo sguardo di Tulp non sugli affascinati colleghi, ma su un punto in lontananza, distogliendolo dalla compagnia che lo attorna e da noi spettatori, come se il dottore fosse rapito in cristiana meditazione. Quale fosse l'oggetto della meditazione era chiaro perlomeno a un poeta, Barleus, che nei versi del 1639 citava proprio quest'opera di Rembrandt
dicendo muti tugumenti insegnano. Cioè, Rembrandt ha dipinto un momento di verità, un altro di quegli istanti di simultanea illuminazione tra situazione immediata, contingente ed eterno. C'era un cartello che era appeso sopra quello famoso scheletro anatomico nel Teatro Anatomico dell'Università di Leida, che diceva: nascete ipsum. Conoscere è vedere, vedere è conoscere la buccia e il nocciolo, il corpo e l'anima. Quindi vediamo questo dottor Tulp con la mano sinistra levata in aria, la destra che stringe lo strumento del mestiere, e così un po' come un'immagine all'incontrario di Rembrandt, che lo dipinge, la mano sinistra a reggere la tavolozza e il pennello sulla destra, l'uno di fronte all'altro, a vicenda immortalati. Andiamo al prossimo, speriamo in questi 20 minuti ci bastino. Gesù e i discepoli nella tempesta, 1633, siamo sempre in quest'anno che è uno dei cruciali, diciamo, Isabella Stewart Gardner Museum. Questa corte in improbabile, sontuoso stile gotico-moresco veneziano non è a Venezia e non è neanche in Andalusia, ma negli Stati Uniti d'America e più precisamente a Boston, Massachusetts. È quella dell'eclettico paese, palazzo di Isabella Stewart Gardner, un'ereditiera ricca sfondata, morta nel 1924, che per testamento ha trasformato la sua casa in un museo che contiene la sua straordinaria collezione. Isabella, nelle sue ultime volontà, aveva prescritto che nulla in questa casa fosse mai spostato, se anche un'opera sola fosse stata trasferita dai curatori del museo, tutta la collezione avrebbe dovuto essere venduta sul mercato di Parigi e il denaro sarebbe dovuto andare alla Harvard University a Boston. Ho detto straordinaria collezione, non è certo un'esagerazione giornalistica. Conteneva infatti dipinti di Giotto, Beato Angelico, Simone Martini, Cosimo Tura, Andrea Mantegna, Michelangelo, Raffaello, Botticelli, Piero della Francesca, Tiziano, Vermeer, Matisse, Manet, Degas, Sargent e anche di Rembrandt, e in particolare il dipinto di cui parleremo, oltre a sculture di Benvenuto Cellini, manufatti di antiche dinastie cinesi e via elencando. Ho detto conteneva perché il 18 marzo 1990 qualcosa di non previsto ha causato, contro la volontà del testamento, lo spostamento di ben 13 opere altrove. Non una scelta illecita dei curatori, ma una rapina spettacolare. 13 opere sono dunque sparite e a tutt'oggi si ignora il loro destino. Alcune sono importantissime, come il concerto a tre di Johannes Vermeer, o la tempesta nel mare di Galilea di Rembrandt, di cui parleremo oggi, oppure anche Chez Tortoni di Manet, lasciando il Paddock di Edgar Degas,
un bicchiere risalente a una dinastia cinese di oltre 1000 anni prima di Cristo, un bel autoritratto con incisione di Rembrandt, ancora Rembrandt, qua siamo. Altre sono opere un po' meno quotate, come 5 bozzetti preparatori di Degas, oppure questo ritratto di coppia attribuito a Rembrandt, ma probabilmente della sua scuola, un interessante paesaggio con obelisco di Govert Fink, allievo di Rembrandt, ricco di contrasti luministici, o addirittura un'aquila ottocentesca in bronzo da porre su uno stendardo, quest'ultimo pezzo di gran lunga il meno quotato rispetto a tutti gli altri, diciamo che anzi enormemente meno quotato. La rapina era piuttosto ben organizzata, dopo aver fatto scattare 2 volte gli antifurti, si presentarono 2 rapinatori travestiti da poliziotti per controllare e immobilizzarono i custodi, lavorando poi con grande calma per estrarre i quadri dalle cornici. Una rapina davvero strana, prendono alcuni dipinti di grande valore, altri di discreto livello, ma enormemente meno valutati, tralasciando invece quadri straordinari. Il risultato è scontato, però nessun collezionista, neanche con il pelo sullo stomaco, comprerà neanche il meno interessante e sconosciuto dal grande pubblico degli oggetti rubati. L'alternativa sarebbe stato pretendere un riscatto con la minaccia di distruggere le opere d'arte, ma pare che non sia stata mai praticata, anche perché i milioni di dollari offerti per chi forniva anche solo informazioni sui dipinti non sono stati pretesi da nessuno. Via via, tra l'altro, queste taglie sono aumentate nel tempo, ma dopo 32 anni anche la famosa FBI è al punto di partenza. Quindi della tempesta del mare di Galilea ci restano solo foto, abbastanza buone, ma non certo al livello della resa ad alta definizione teoricamente possibile oggi. Ed è su queste che dovremmo basarci. La vicenda è nei Vangeli e ve ne diamo una visione sintetica da quelli di Matteo e Marco. Ed ecco scatenarsi nel mare una tempesta così violenta che la barca era ricoperta dalle onde. Gesù se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che moriamo?» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, uomini di poca fede?» Quindi, levatosi, sgridò i venti e il mare e si fece una grande borraccia. Bellissime queste 3 immagini di Gesù che dorme sul cuscino durante la tempesta, dei discepoli che lo scuotono dicendo: «Maestro, non ti importa che moriamo?» e di Gesù che sgrida i venti e il mare. Questo è l'unico paesaggio marino dipinto da Rembrandt, datato 1633, fu realizzato poco dopo che Rembrandt si trasferì ad Amsterdam a 27 o 28 anni dalla nativa Leida, quando si stava affermando come il principale pittore di ritratti e soggetti storici della città. La resa dettagliata della scena, le varie espressioni delle figure, la pennellata levigata e la colorazione brillante sono caratteristiche del primo stile di Rembrandt, quello che amavano molto i critici del XVIII secolo, perché era il più gradevole, diciamo, il più ampio,
di Rembrandt. Il debito in questo caso nei confronti di Rubens, di cui vediamo questo dipinto, è evidente. Sono due infatti le opere a cui si riferisce, una è L'eroe Leandro, che abbiamo già visto la scorsa settimana e che poi Rembrandt acquisterà, e soprattutto questo, il miracolo di Santa Valpurga, altra scena di tempesta marina, commemorante il felice attraversamento del procelloso mare del nord da parte della Santa. Quindi questo è il dipinto di Rubens. È possibile che Rembrandt conoscesse tramite la riproduzione a stampa anche un'analoga tempesta nel Mar di Galilea di Martin de Vos. Rembrandt ha la capacità di catturare la nostra attenzione e immergerci in un dramma pittorico in via di svolgimento, con la massima immediatezza rappresentato l'evento come se fosse una scena contemporanea di un peschereccio minacciato da una tempesta. Lo spettacolo di oscurità e luce formato dal mare agitato e dal cielo annerito da nubi tempestose attira immediatamente l'attenzione. Domina la tonalità verde-acqua. Vedete la furia delle onde scatenate dalla tempesta, l'acqua spumeggiante che si riversa nell'imbarcazione, i muscoli tesi dei marinai che lottano per ridurre le vele, mentre una drizza, in alto qua a destra, sbatte libera nel cielo minaccioso. E poi vedete lo sforzo del timoniere che tenta di manovrare la barra contro il ribollire dell'onda, e l'uomo in rosso che vomita piegato sulla murata dell'imbarcazione, e tra i due la corda arrotolata e l'arpione che sporge a prua. Dal momento che la caccia con l'arpione ai cetacei nel Mar di Galilea appare alquanto improbabile, il peschereccio si ispira a quelli che Rembrandt vedeva ogni giorno dalle sue parti. Il terrore dei discepoli è espresso attraverso quel drammatico gioco di mani in cui Rembrandt era maestro. Due mani sono giunte in preghiera, vedete lì in fondo a sinistra, un'altra fortemente scorciata gesticola concitata, un'altra ancora tira rudemente Gesù per costringerlo a voltarsi e affrontare l'ansia dei discepoli e la furia della tempesta. Bevo un po' di acqua. Però le mani del Redentore, in eloquente contrasto con quello dei discepoli, sono immobili. Una riposa in grembo, l'altra sul petto, come a esprimere la fede con cui cerca di calmare il terrore altrui. Una figura si aggrappa allo strallo con una mano, mentre con l'altra tiene fermo il berretto e guarda direttamente verso di noi, verso l'osservatore. I critici la identificano immancabilmente con un autoritratto di Rembrandt stesso. È davvero lui? Non possiamo saperlo con certezza, però l'ipotesi regge non tanto perché il personaggio somiglia a Rembrandt, ma perché c'era l'abitudine sin dal Rinascimento di inserire in quadri in cui si muove caoticamente tanta gente concitati, un autoritratto del pittore che quasi immancabilmente è proprio l'unico personaggio del quadro che ci guarda direttamente negli occhi. Rembrandt cerca di evidenziare l'imminenza del miracolo
creando un contrasto tra la concitazione di alcune figure e la quiete di altre. Anche la tempesta ha due volti, quello della cupa ferocia con cui si abbatte sull'imbarcazione e quello dell'imminente bonaccia suggerita da uno squarcio di sereno tra le nuvole ribollenti. Abbiamo visto anche nel ratto, la volta scorsa, che questo contrasto tra le nubi tempestose e il cielo sereno era stato già riportato per il ratto di Proserpina. Abbiamo finito, qua ho offerto un particolare enormemente ingrandito che fa mostra le rocce, l'imbarcazione in questo momento sta avvicinandosi proprio alle rocce e gli spruzzi espressi con il pennello da Rembrandt. Questo ingrandimento ricrea un'ambientazione fantasmagorica.